un po' in difficoltà sarò, no? Perché, ma non tanto per i nuovi arrivi, ma principalmente per i ragazzi che stanno tutti bene, sono desiderosi anche di andare in campo, quindi abbiamo fatto una settimana intensa di lavoro e quindi, insomma, quando l'allenatore si presenta all'ultimo giorno, alla rifinitura con qualche dubbio, è segno positivo, perché è segno che ti stanno mettendo in difficoltà e questo è positivo per la squadra. Gaston, non lo sapete, io lo ritengo un giocatore importante, un giocatore che ha qualità veramente straordinaria. E vediamo, è una di quelle valutazioni che sto facendo. Io credo che la squadra, anche nella prestazione casalinga, non fortunata, però ci sia stata una prestazione comunque importante, no? E quindi adesso la cosa che ho detto oggi ai ragazzi è che comunque chiunque vada in campo dobbiamo pensare a una partita importante, di atteggiamento importante, perché qualcuno può pensare che possa essere una partita semplice, invece non è così, una partita complicata contro una squadra che sta bene, è una squadra aggressiva, una squadra ostica, quindi ci vorrà veramente il miglior Pescara per avere meglio di questa gara. A Bologna è anche facile, no? Perché comunque sei in uno stadio importante davanti a una squadra che ha poco a che vedere come organico in questa categoria, e quindi è difficile. Ecco perché ho detto che dobbiamo essere attenti, essere rispettosi dell'avversario, essere concentratissimi, perché questa è una squadra spietata, una squadra che sa far punti, sa come ottenerli. È compatta, è aggressiva e quindi ci vuole veramente il miglior Pescara. Ho già fatto suonare qualche allarme. Ecco. Queste partite sono quelle più difficili, secondo me, perché non è un caso che noi in casa, io non credo molto al fatto ambientale, che c'è stato qualche problema con il nostro pubblico, che poi, secondo me, come ho sempre detto, con le prestazioni riuscivamo a riconquistarlo. Ma è che molte squadre si chiudono, stanno basse. In B giocare con squadre schierate non è facile, quindi pochi spazi, devi essere veloce, rapido nel girare palla e molto determinato nelle occasioni che ti dà l'avversario.